Prima del febbraio 1997 non era stata osservata alcuna controparte ottica dei lampi gamma. Fu con emozione che alle 9:15 del 28 febbraio di quell'anno Filippo si staranno a osservare una zona vicino alla Crab Nebula nell'osservazione del Toro, è una cosa molto interessante. Quella mattina io mi ero alzato alle 5 per vedere la cometa di Hale-Bopp, quindi ero piuttosto stanco. Chiesi al mio collega Adriano Guarnieri se poteva andare lui a Loiano, e lui ben volentieri aderì con entusiasmo alla mia richiesta e partì con la macchina appena dopo le luci del tramonto si erano spente. E arrivato a Loiano, con una certa difficoltà riuscì a ottenere il telescopio da un collega e fece le prime osservazioni. Queste sono le prime osservazioni in serie di una controparte ottica di un lampo gamma. Sull'astra, dopo qualche giorno, fu identificato un puntino che corrispondeva proprio alla posizione del lampo gamma che era stata identificata dal satellite italo-olandese chiamato Beppo Sainz. Bisogna dire che non fumo noi a identificare l'oggetto. Il merito di questa identificazione degli olandesi, il gruppo di Jan van Paradijs, però appena questi identificarono l'oggetto, sue fotografie fatte 4 ore dopo le nostre, noi andammo a vedere sulle foto di Guarnieri e vedemmo il puntino. La notte successiva andai io al telescopio e purtroppo il cielo non era perfetto e sulle frame CCD che ottenni non si riuscì a distinguere alcun oggetto nella posizione indicata. Ecco, questa è la storia delle prime osservazioni. Bisogna dire che le osservazioni di Jan van Paradijs sono, secondo a nostro parere, nettamente più brillanti di quelle di Adriano Guarnieri fatte 4 ore prima, perché secondo noi questo prima gamma ray burst osservato otticamente ha avuto un massimo di luminosità per poi precipitare nella notte seguente in cui osserverai io a Loiano. Questo è un evento, un caso abbastanza diverso dal Sole, abbastanza anomalo, perché quasi tutti i lampi gamma hanno delle controparti ottiche che appaiono subito brillanti e poi la luce diminuisce o al massimo resta costante per un po', forse se c'è il momento della supernova, ma dopo alcuni giorni c'è un aumento, non all'inizio. Invece questo primo lampo gamma, il GRB 970228, presentò questo andamento anomalo su cui c'è ancora discussione. Dobbiamo chiarire il problema con una pubblicazione che faremo. Okay. Ho iniziato a osservare il cielo stellato col telescopio Loiano il 14 luglio 1963 e da allora ho fatto circa 1001 notte di osservazioni, le prime sempre col telescopio da 60 cm e poi dopo il 1976, quando fu inaugurato il telescopio da 1,5 m, anche con quello, però anche alcune ancora 60 cm, cui sono particolarmente affezionato perché è un telescopio tutto in legno, molto più pulito di quello del 1,5 m, dove c'è anche un po' di amianto, benché ricoperto. In queste osservazioni io spesso uscivo all'aperto, guardavo il cielo stellato per vedere se c'erano delle stelle nuove. Io conosco abbastanza bene tutte le costellazioni e se fosse un astro nuovo che scoppia lo riconoscerei. E sono in attesa da 48 anni di vedere una supernova galattica. La supernova precedente è stata vista da Keplero nel 1604. Quindi non sappiamo quando, può darsi che sia fra un mese, può darsi che sia fra un secolo, può darsi che arrivi un oggetto brillante, si veda nel cielo un oggetto più brillante del pianeta Venere, visibile anche di giorno, che attirerà su di sé l'attenzione anche dei quotidiani. Se fosse molto vicino potrebbe essere anche pericoloso, quindi speriamo che non sia troppo brillante.